Promuovere il superamento della fase congiunturale che la Solvay di Rosignano si appresta ad affrontare, lo sviluppo competitivo di medio-lungo periodo dell'intero parco industriale di Rosignano. È quanto prevede un protocollo d'intesa firmato al MISE, sa il sottosegretario Ivan Scalfarotto, il presidente della Regione Toscana Rossi e il CEO Solvay Jean-Pierre Clamadieu. Il protocollo prevede la realizzazione di investimenti per 55 milioni di euro destinati a consolidare la chimica di base presente a Rosignano e interventi finalizzati a promuovere l'insediamento nell'area di nuove imprese legate a quelle esistenti da rapporti di filiera o di complementarietà e di piccole e medie imprese utilizzatrici dei servizi. Rossi ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Solvay. Mi piaceva essere qui per condividere con voi questo momento. Eccolo ai nostri microfoni. Per prima cosa c'è stata una capacità da parte dei lavoratori, delle maestranze, anche di sapersi mettere su un piano di competitività diverso, in pochi anni anche facendo sacrifici. La Regione Toscana, il Comune, le istituzioni hanno seguito con grande attenzione tutta questa partita, sia nei rapporti con Casa Madre, la Solvay a Bruxelles, e sia nei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico. Finché siamo arrivati ieri a questa conclusione, importantissima perché prevede che ci sia un investimento di 75 milioni da parte della Solvay che consolida occupazione, prospettive e che consente anche di recuperare le unità di lavoro che erano state perse negli anni passati e di aumentarle. Questa è zona di crisi complessa, noi l'abbiamo così voluta e definita, e ci sono anche finanziamenti ulteriori per l'attrazione di investimenti e la prima chiamata per verificare una dimostrazione di interesse da parte delle imprese ha visto qui concentrarsi un certo numero di decine di imprese che sono disposte ad insediarsi sui 37 ettari ancora disponibili di questo parco industriale. L'accordo è sicuramente un accordo positivo che pone le basi per il futuro dello stabilimento. Abbiamo lavorato tanto internamente per riguadagnare competitività sul mercato, ma senza l'aiuto delle autorità, della regione, del ministero e del comune questo risultato non sarebbe stato raggiunto. Le autorità hanno creato un contesto che ci permetterà di essere competitivi nel futuro e quindi di consolidare questo stabilimento.